Ciao a tutti, bentornati sul canale di Emma dedicato al mondo dei libri e della scrittura. In questo nuovo video vi svelerò i tre motivi principali per i quali ero magicamente sparita da YouTube e per i quali non ho pubblicato nuovi contenuti per ben 4 anni, dal 2016. Mamma mia, quanto tempo è passato! Partiamo subito! Il primo motivo e il motivo principale della mia assenza è stato il mio lavoro. Oggi vi spiego un po' più nel dettaglio cosa diavolo mi è capitato. Il 2017 è stato il mio primo anno super incasinato. Incasinato perché dovevo laurearmi. Sono riuscita a laurearmi a marzo, proprio all'ultima sessione, perché ho avuto dei gravi problemi in famiglia. Mia madre non è stata bene per niente e quindi ho dovuto arrancare per concludere la mia tesi, ma per fortuna a marzo 2017, proprio all'ultimo appello, sono riuscita a conseguire la mia laurea in letterature moderne e spettacolo. Quindi ho concluso i miei 5 anni universitari, finalmente ottenendo il mio sospirato risultato. Tra parentesi, sono vicina a tutti coloro che stanno scrivendo la tesi in questo momento. Avete la mia benedizione, fatevi coraggio. Poco dopo aver finito la mia carriera universitaria, ho partecipato e vinto un bando per fare un tirocinio presso il comune della mia città, Rapallo, all'ufficio cultura e sport. Il tirocinio è durato 6 mesi, mi sono trovata benissimo, è stata un'esperienza bellissima, se non che contemporaneamente ho avuto dei problemi personali di una certa rilevanza, soprattutto in campo sentimentale. Le cose mi sono andate particolarmente male durante quel periodo, ma diciamo alla fine sono riuscita comunque a concludere il mio tirocinio, sebbene già tutti gli eventi che mi erano capitati quell'anno mi avessero chiaramente allontanata dal dedicarmi alla scrittura e al canale, anche perché di tempo tra la scrittura della tesi e poi il tirocinio me ne rimaneva già veramente poco. A novembre del 2017 è iniziato il marasma più assoluto, perché da un giorno all'altro, quando ancora stavo facendo il tirocinio in comune, sono stata chiamata per la mia prima supplenza in una scuola superiore. Dovete sapere che la prima convocazione di un neo insegnante è qualcosa di traumatico, perché tu vieni chiamato davvero da un momento all'altro e preso, impacchettato e fiondato dentro una classe di cui non sai assolutamente niente, cioè non sai cosa devi insegnare, a chi devi insegnare, che libri devi usare, insomma, ragazzi, è veramente qualcosa di scioccante. In fretta e furia ho concluso il tirocinio, quindi in anticipo, mi mancavano giusto 2 settimane e ho iniziato a lavorare in queste classi di un liceo scientifico vicino alla mia città. È stata un'esperienza molto molto bella, benché un po' disorientante. E quindi quell'anno e il successivo ho iniziato appunto questa mia carriera di insegnante di materie umanistiche. Contemporaneamente però dovevo conseguire i 24 crediti formativi per l'insegnamento. Insomma, questi 24 crediti non sto a raccontarvi nel dettaglio cosa siano, ma insomma era qualcosa che all'epoca sembrava assolutamente fondamentale per continuare a essere un insegnante in futuro. Quindi io contemporaneamente insegnavo a queste classi e studiavo per conseguire questi 24 crediti. Già questo primo anno di insegnamento, come potete capire bene, fu particolarmente impegnativo, ma l'anno successivo la mia disperazione avrebbe davvero raggiunto un picco inaspettato. Infatti, la mia successiva supplenza fu molto molto più impegnativa rispetto alla precedente, perché avevo molte più ore di lezione, molte più classi, ben 5, e 4 materie diverse, 4 programmi differenti da preparare da zero. Veramente un delirio, e tra l'altro avevo la responsabilità di portare all'esame di maturità una quinta superiore.
per italiano, veramente ero molto molto stressata perché sentivo il peso di una certa responsabilità e tanti tanti impegni a cui stare dietro. Io poi sono molto precisa, molto certosina nel mio lavoro, quindi cercavo sempre di preparare bene tutte le lezioni. Insomma, ragazzi, veramente ho faticato come un cane per arrivare viva alla fine di quell'anno. Quindi già alla fine del 2019 avevo iniziato ad avvertire che qualcosa non andava, che stavo completamente perdendo l'equilibrio e che mi stavo danneggiando perché il mio corpo e la mia mente davvero non riuscivano a lavorare ad un ritmo così elevato. Infatti iniziai ad avere i primi problemi di salute. Per l'anno successivo decisi infatti di accettare soltanto supplenze con un numero minore di ore di lezione, perché non me la sentivo più di lavorare così tanto, soprattutto su programmi tanto diversi e disparati. Quindi mi limitai a accettare una supplenza piuttosto piccolina, benché di durata annuale, con due sole classi, da seguire, perché avevo comunque l'intenzione di dedicare più tempo all'editing e in generale alla scrittura. Avevo già mezzo deciso di cambiare rotta perché appunto sentivo davvero che le cose non stavano andando nella maniera giusta e che ci potevano essere delle conseguenze anche gravi se avessi continuato a lavorare in maniera così ossessiva, cosa che poi purtroppo in effetti è accaduta. Infatti, nonostante le ore di lezione a scuola fossero diminuite, in realtà stavo lavorando sempre comunque tantissimo per la preparazione delle lezioni e parallelamente per i miei progetti legati alla scrittura. Insomma, ci stavo dando comunque dentro come una matta e iniziai davvero a stare male. Avevo malissimo al collo, avevo malissimo a tutta la parte superiore del corpo perché facevo anche poca attività fisica, di tempo non ne avevo più molto. E poi c'è stata la quarantena per il Covid, come ben sapete, e durante il lockdown sono semplicemente crashata. Veramente ho avuto dei dolori fortissimi alla schiena, al collo, non riuscivo più a muovermi e tuttora sto facendo fisioterapia per cercare di uscire da questo problema, anche se le cose sono ovviamente migliorate poi nel corso dei mesi, ma credetemi, ho passato davvero 3 anni super super impegnativi, super stressanti e non ho materialmente avuto tempo ed energie per continuare a dedicarmi al canale con l'attenzione e la cura di cui ovviamente necessita questo tipo di lavoro. Insomma, ragazzi, bisogna davvero prendersi cura di se stessi, del proprio corpo e capire qual è il proprio limite? Davvero ve lo consiglio con tutto il cuore perché dobbiamo stare molto molto attenti a non esagerare, a capire quando è il momento di fermarci, anche di fregarcene, perché ne va della nostra salute, che poi è la cosa più importante. Questo è l'insegnamento più grande che ho tratto nell'ultimo anno. Dato che il video sta diventando bello lungo perché io tendo a chiacchierare, vi racconto gli altri due motivi che mi hanno tenuto lontana da YouTube per tutto questo tempo nel prossimo video. A tra poco!